Io dico che lo fattore esterno, dico, sicuramente lo ha complicato che se io e la crisi finanziaria, insomma, come dire, adesso fu un fattore esterno che non dio ma un impulso también, una motivazione a reazionare in un momento di crisi per tentare di buscare la vuelta positiva. Hai altri fattori esterni che confluirono sicuramente in maniera negativa, ante della crisi del 2008, il Viejo Argentina esportava in Brasil quasi un 30% della sua produzione di cordova, no? Si era arrivato a esportare 1.500, 2.000 camion in Brasil. Con la crisi del 2008, una delle prime azioni che mise il governo brasiliano bacò moltissimo la tassa di interesse del piano Finame. Il Finame, come tu sai, è un piano del BNDES, Banco de Desarrollo Social, e il Finame, che è di proprietà del BNDES, finanzia la compra dei beni di capitale a un interesse molto barato. Llegarono a essere un plan pro camionero che se pagava 2,5% di interesse per comprare un camion brasiliano. De momento a otro, nosotros non esportiamo più un camion in Argentina. È assurdo che in Brasile comprare herramienta di lavoro tu la puoi comprare a 2,5% e in Argentina la compri a 35%. Perché il caso era questo. Dice, come è possibile? Io come vuoi competere con imprese che tengono questo tipo di costo e io tengo un costo al 35%. Entonces, questo llevo mucho camino, noi associamo molto a questo tipo di ragionamento con FADEACHE, che è l'associazione dei trasportatori, con lo proprio concessionario. Tentiamo di parlare con tutti gli interlocutori possibili hasta che arriviamo a un piano col Banco della Nazione con l'ampliazione e rinnovazione della flotta dei trasporti. Questo sicuramente fu un elemento che aiutò moltissimo, perché una cosa è comprarla a 35%, altra cosa è comprarla a 10%. Quindi questo sicuramente fu una variabile positiva che impoccò la domanda dei camiones. Se noi miriamo la variabile classica macroeconomica che consideriamo sempre quando andiamo a prever domanda di mercato, la base è positiva. Quindi non vediamo cosa negativa. Questo che parliamo dell'ajuste finanziario o dell'interesse o della devaluazione del peso erano casi necessari per dare questo tipo di impulso. Quindi noi vediamo un assestamento, un mercato del 2014 che potrebbe essere entro un 15% e un 20% ma bacco rispetto al 2013. Però 15-20% significa un mercato a 28.000, significa che sarebbe sempre un mercato a livello del record del 2008, quindi un mercato relativamente buono.